Buongiorno Luigi Di Donato da Casandrino. Innanzitutto un saluto agli iscritti al canale, sul mio canale su YouTube, sul canale dove potete vedere alcune delle mie riparazioni. Oggi parliamo di un Philips 55 pollici, un televisore molto grosso, con retroilluminazione rotta. Questo qua è lo schienale, come vedete rispetto a un 42 pollici è molto più grande, quindi un televisore anche un po' complicato da maneggiare, da poterci lavorare sopra. Allora dicevo, questo televisore qua praticamente c'aveva la retroilluminazione bruciata. La retroilluminazione, a differenza degli altri televisori che abbiamo visto sugli altri filmati, non è diffusa su tutta la superficie del vassoio dietro al pannello, ma praticamente è stato progettato per essere illuminato solo da una semplice striscia di LED posizionata su un solo lato del plexiglass, del filtro che si trova poi all'interno del pannello. Cioè questa striscia qua che vedete sul banco. Un solo lato sufficiente ad illuminare tutta la superficie della retroilluminazione. Allora, il problema qual era? Che praticamente non solo aveva diversi LED, come vedete, bruciati sulla striscia, quando poi aveva anche l'alimentatore saltato qua, rotto, che non era in protezione praticamente, cioè a parte la protezione, magari prima era in protezione, comunque mi dava dei problemi. Allora, che cosa ho fatto? Per recuperare il televisore ho preferito fare una modifica. Ho utilizzato una striscia di LED, questa qua flessibile. Per quale motivo? Perché sono dei LED ultraluminosi e in più è molto molto sottile, quindi non mi dà problemi per posizionare tra i plexiglass e la cornice del pannello. Questa qua verrà alimentata poi a sua volta, questo è il connettore originale che è stato staccato, da un driver per LED, cioè da un'alimentazione di 30 volt di meno di 1 ampere, penso sui 330 mA, sui 30 volt, e andrà ad illuminare appunto come l'originale tutta la superficie del pannello. Per il momento mi fermo perché devo prendere il cavalletto e far vedere un po' la situazione. Ecco qua, questa qua come dicevo è la striscia che ho utilizzato per poter sostituire quella da originale, una striscia che praticamente serviva almeno per poter illuminare una plafoniera da 18 watt, quella che vedete di solito nei negozi. Allora, andiamo a testare la striscia per far vedere un po', ecco qua, una luce incredibile, fortissima la luce che fa questa striscia qua, tanto che non vedo nemmeno bene dove mette un dato dopo che l'ho accesa la prima volta. Ok, comunque questa qua è la striscia che ha sostituito l'originale, va bene? Questo qua è il driver e l'alimentazione della striscia di LED, il driver originale della plafoniera è da 54 volt per una plafoniera da 18 watt. Perfetto, allora questo qua praticamente per prima cosa lo devo togliere dalla custodia, perché non vorrei che dopo mi dà problemi di spessore, perché è un ultra sottile il televisore, quindi bisogna anche stare attento a quello che si monta all'interno per fare la modifica. Allora, praticamente cosa ho fatto? Sfruttando gli stessi fili che prima alimentavano la striscia originale, ho connesso la striscia mia, quella che ho messo io, agli stessi cavi. Ho staccato il connettore e chiaramente ho isolato solo i due fili che mi alimentano appunto la striscia. Questa qua è la parte di sotto della custodia del driver dei LED. L'ho chiaramente messa qua per poter isolare la parte delle soldature, dello stampato dell'alimentatore. Così vado direttamente a saldare i fili sull'uscita, va bene? Ok, vado avanti. Allora, in tutto questo casino che vedete sul banco ho finito. Praticamente cosa ho fatto? Ho montato il driver qua in alto dove vengono connessi i fili che vanno ad alimentare la striscia. L'entrata, la 220 volt che alimenta appunto l'affare qua, l'alimentatore diretto. Un capo va direttamente sulla linea, sulla 220 che ho prelevato sul ponte di Grez, praticamente all'entrata del ponte di Grez. L'altro capo deve essere switchato. Che cosa significa questo? Significa che praticamente quando noi spegniamo il televisore si devono spegnere anche i LED. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso un relè con bobina 5 volt, l'ho posizionato qua incollato, fissato sullo stampato, dove praticamente viene pilotato tramite i 5 volt della scheda madre. La scheda madre 5 volte switchati, cioè che vanno e vengono quando uno accende e spegne il televisore, le posso trovare sulla presa USB. Quindi linea dalla presa USB con 5 volte switchati che vanno alla bobina mobile. L'altro capo della bobina è bobina mobile, che l'altro parlando, insomma della bobina. L'altro capo della bobina va a massa.
interruttore del relay praticamente che va a switchare l'alimentatore dei LED. Quindi 220 volt, uno diretto, l'altro che passa attraverso l'interruttore del relay. Bobina del relay pilotata dai 5 volt che vengono, appunto, ripeto ancora una volta, switchati dalla scheda madre, attraverso la presa USB che fortunatamente ci ha risolto questo problema. Niente, io adesso vado anche a provare se sono in corrente, accendiamo, si è sentito tac, il relay che è attaccato, vediamo un po' la clessidra, ecco qua, Philips, perfetto, praticamente. Eccoci qua. Buongiorno, Buongiorno bentornati a TG2 insieme. TG2 lavori in corso, pardon, a voi. Perfetto. chiedo scusa. Spengo. Allora, oggi sono le Spengo. 10.02, Chi è? siamo puntualissimi. Ho spento il televisore. Bobina del relay dovrebbe staccare. Che 5 volte vengono a mancare sulla scheda madre. Ecco qua, tac, ha staccato. Adesso chiudo tutto e vediamo la situazione. Non ho fatto vedere lo smontaggio del pannello, comunque posso assicurare che è un'operazione complicatissima, almeno su questo modello qua. Praticamente, essendo che è un televisore molto grande, anche molto delicato il pannello, si rompe facilmente, quindi minimo due persone ci vogliono quando viene smontato il pannello. Va bene, vado avanti. Ok, operazione terminata. Clessidra, notiamo un attimo. Se eventualmente ci sta qualche problema sul pannello, penso di no. Ok, perfetto. La luminosità è buona, è chiaro che non si regola la retroilluminazione, ma non è un problema, perché tanto ormai una volta regolata deve essere così. Quindi. È chiaro che la riparazione in modo professionale era quella di sarebbe stato quello di cambiare la striscia, metterla quella originale, poi magari anche cambiare l'alimentatore, però onestamente, considerando il costo della striscia, magari tutta la scheda, sarebbe finita in rottamazione questo televisore. Quindi in un modo o nell'altro l'ho recuperato con pochi euro. Ok, questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, se non vi è piaciuto, buongiorno. Buongiorno.